Stefano Santa Rossa, presidente dei radicali friulani, è qui con noi. Immagino che l'argomento sia sempre legato a quanto accaduto a Brindisi. Torno a ripetere, la pista, insomma, terroristica, secondo me, è una pista da non sottovalutare. C'è una pista da vagliare come lo faranno i magistrati, adesso lasciamo che gli inquirenti lavorino. Certo che il segnale che noi da anni lanciamo è quello che quando c'è Quando avete strage, una strage di Stato, sei d'accordo? io direi che a una strage, a strage di legalità, di diritto, possono seguire come corollario strage di popoli. Questo Marco Pannella lo dice da anni. Vabbè, certo. E mi ci ritrovo, cioè ritrovo la lettura di questi fatti, dei fatti anche del terrorismo. E quando uno Stato è costretto a fare leggi speciali, a fare quindi dell'emergenza una legislazione speciale, allora vuol dire che c'è una sconfitta dello Stato. Non mi sento di unirmi al coro di chi dice di trovare delle soluzioni specifiche per il caso, ma uno Stato deve funzionare comunque. Quindi tempi certi per la giustizia, i processi, questo è il male del nostro paese, quindi la peste italiana anche qui la vediamo ogni giorno. Davvero io mi aspetto invece una risposta ferma, ma nel rispetto delle leggi. Sì, davvero, io mi preoccupo quando leggo certe dichiarazioni dalla stampa, quando vedo delle bandiere di partito alle manifestazioni. Il momento è invece di affermare lo Stato di diritto, affermare il concetto che il rispetto della legalità vale oggi, vale per quelle persone che, quei mascalzoni, quei farabutti che hanno compiuto quegli atti e hanno compiuto degli atti terribili, perché quando si colpisce la scuola si vuole colpire davvero la base, no? Davvero anche quelli che la Guardi, speranza lo di dico cambiamento. ora, ma lo sto dicendo oramai da tempo. Ovviamente contrasto con te, ma siano mafiosi, non me ne può la pena di morte. La pena di morte. La pena di morte. Perché altrimenti non cambierà nulla. Ma questo è quello che penso io. Sarà sbagliato. Io penso e sono convinto che una volta che i colpevoli salteranno fuori, avranno tutte quelle benedette regole che il nostro codice ha. Guardate in India come ci si comporta con i due marò, tanto per essere chiari, qui invece è tutto no, bravi, bellino, quella. Per questa gente l'unico, diciamo, non sarà un deterrente, è ovvio, perché lo Non sappiamo. funziona. No. Ma no, ma non me ne può fregare di meno, non funziona, le taglio la testa, quantomeno non funziona lui. Per me la vittoria Cioè, di uno Stato hai è quando c'è l'individuazione dei capito? E colpevoli cosa fai? e quando le persone Sì, ma cosa fai? pagano con le leggi attualmente Sì, ma in vigenti. questo paese tu sei sicuro che la pena sia certa? Allora, Siamo onesti. lottiamo per quello però. Siamo Pensa d'accordo su che da quello. quando ero nel grembo di mia mamma che io lottavo che la pena sia certa. In Italia la pena non sarà mai certa perché tra premi, indulti, grazie ricevute dalla Madonna di Lourdes, dagli angeli, uno non si fa mai la pena comminata. Il problema è che Grazie. non ci siano leggi speciali ad hoc, quando le leggi ci sono vanno E applicate. cioè, su questo non c'è dubbio, siccome noi non abbiamo nemmeno queste leggi, figurati se vanno applicate. Grazie Stefano Assolutamente. Santarossa, Presidente dei Radicali Friulani.